Sono Luca Bresadola, sono un artista e un fotografo e questa è la Amberfly Gallery, che è il mio spazio. Mio, ma anche aperto a tutti, perché proprio nella seconda edizione di Impulsi Vivi l'idea che ho presentato è stata quella di aprirlo per farlo diventare uno spazio culturale, artistico, per eventi e per iniziative artistiche e culturali. A Bolzano c'è un'offerta di arte piuttosto alta, cioè una cultura alta, ma manca qualcosa collocato nel mezzo. Vale a dire, abbiamo per esempio il Fotoforum o varie gallerie che trattano artisti già conosciuti, ma manca invece qualcuno che vada a curare quegli artisti che sono ancora sconosciuti, che stanno facendo delle sperimentazioni o hanno ancora dei pensieri che devono evolvere. Impulsi Vivi mi ha dato soprattutto la possibilità di capire quello che volevo fare, perché chiaramente le idee erano moltissime e declinate tutte in maniera diversa. Con Impulsi Vivi si è andati a scavare fino a capire qual era veramente il mio desiderio, perché all'inizio chiaramente c'era un po' di confusione, dandomi poi degli strumenti che spesso noi creativi tendiamo ad ignorare, cioè cos'è un business plan, come si fa un business plan, quali possono essere i miei clienti, dove vado effettivamente a monetizzare quello che faccio, perché altrimenti non si parla più di un'impresa ma di un hobby. E tra l'altro questo mi ha anche permesso di conoscere tutta una serie di persone della quale io ignoravo l'esistenza e con la quale sono nate anche delle collaborazioni non solo molto belle ma anche delle amicizie. Il fatto di mettere assieme tante persone e di discutere continuamente delle proprie idee permetteva agli altri di capirle, a te di comunicarle, di accorgerti subito quando il discorso non funzionava, quando c'erano delle paure nascoste o delle incertezze comunicative. E poi da lì migliorarlo e renderlo una cosa più pulita, più elegante e insomma anche più funzionale tante volte.